questo evento finale, conclusivo di tutto il percorso di impronte, come ci piaceva l'idea di fare una festa che fosse anche, che coinvolgesse anche la cittadinanza. Abbiamo pensato che poteva essere interessante organizzare insieme alle associazioni una specie di esposizione itinerante, una mostra vera e propria, che avverrà al Dumbo. Poi abbiamo scritto DAS perché è la location che ci ha ospitato per la maggior parte dei nostri incontri. Un'altra attività importante che ci ha visto coinvolti tutti sono state le masterclass. E poi dopo invece l'albero si dirama nei suoi rami, appunto, che sono le diverse associazioni. Abbiamo imparato a conoscere il nostro corpo, ma anche a lavorare insieme agli altri dopo un periodo di pandemia, quindi dove tutto il contatto fisico è mancato. E abbiamo scelto di rappresentarlo appunto con un'immagine di impatto. E gli oggetti che abbiamo scelto di rappresentare sono alcuni oggetti proprio che se uno guarda da fuori non capisce. Per esempio c'è un cuscino zebrato e ci sono degli omini che uno di questi dice strano, perché sono una sorta di meme, una sorta di magari cose che abbiamo vissuto noi. Voi siete le persone che intervistate o comunque così pungolate da me dovrebbero raccontare esattamente quello che avete detto a noi in questo momento, però al pubblico presente. Va bene, abbiamo fatto questo e quest'altro. A cosa è servito? Poi magari non, se adesso mi dite, guarda Anna, adesso non riusciamo a darti una risposta, però cominciate a pensarci a questa domanda. A cosa vi è servito questo percorso? Ok? Ve la lascio lì in sospeso? Bene. Stanotte, tutta la notte a pensarci, poi domani mattina alle 7. C'era un periodo in cui eravamo a distanza, sì. E abbiamo cominciato a fare quel lavoro di presentazione. Quel lavoro l'ho trovato, cioè, quello dei piedi, terribile, cioè piedi. Bello, però no, bello. Della mia bocca cioè, e però, non... Cosa vedi fuori dalla finestra? Io ho l'impalcatura. Cosa vedi fuori dalla finestra? Tutto il palazzo circondato da impalcature, cosa dicevo? Potremmo avere un pensiero diverso riguardo se l'avessimo fatto come una delle ultime esperienze, una delle ultime attività comunque. Cioè, adesso è stato molto meno strano che se l'avessi fatta inizio anno. Certo. Perché ormai li conosco, ormai siamo. Le interviste che sono state fatte in sala borsa, secondo me si sono rivelate più interessanti, magari più inerenti rispetto a quello che ci è stato proposto inizialmente come progetto. Non era tanto per far di voi dei performer o dei danzatori, ma quanto prendere fiducia in voi stessi, ok? Nelle vostre capacità relazionali. Buon pomeriggio a tutti e tutte, bentrovati a questo primo incontro di presentazione del progetto Impronte Digitali. Questo pomeriggio vuole essere un modo per aprire il terreno di scoperta, ricerca e anche di condivisione che costruiremo insieme nei prossimi mesi. Ciao, io sono Nuvola Vandini, sono una danzatrice e pedagoga di movimento, insieme alla mia collega Anna Albertarelli all'interno dell'Associazione Architetture di Corpi creiamo contesti e curiamo progetti che si occupano di lavorare sulla crescita dell'individuo e della collettività a partire dal corpo quale terreno di ricerca. All'interno di Impronte Digitali uno degli obiettivi principali che ci siamo dati è proprio quello di lavorare sulla creazione del gruppo di lavoro attraverso il movimento e il corpo nello spazio e in seconda battuta di focalizzarci sul tema della comunicazione attraverso il corpo. Vi invito dunque a raggiungere le guide dei vostri gruppi, ogni gruppo ha un colore.
Ciao ragazzi, ciao, ciao. Primo incontro di laboratorio, facciamo una serie di giochi che servono un po' per dialogare, ok? Allora, la cosa che vi chiedo adesso di fare è trovare una persona con cui mettervi a coppie. Si cammina nello spazio, quindi ogni coppia cammina nello spazio, una persona legge la domanda, quando avete finito scambiate i ruoli. Ciao, dare i tuoi. Allora, l'orecchio non si nega a nessuno. L'orecchio? Esatto. Invece io, contagiati dal sorriso. Te lo segno io, non ti preoccupare. Sì, grazie. Ciao, io sono Mattia e faccio il politico. Una roba brutta. No, non è vero. Ho 34 anni, 2 anni fa ho lanciato le sardine, forse qualcuno ne ha sentito parlare, e da lì ho iniziato un percorso che mi ha portato dentro le istituzioni. Volenti o nolenti, vi beccate me come delegato alle politiche giovanili. Voi siete un nostro investimento. È un percorso che ha un suo valore, che vi darà tanti strumenti. Voi avete un ruolo, perché avete dei talenti. E noi vogliamo capire quali sono questi vostri talenti e chiedervi di metterli a disposizione della nostra comunità, di raccontarli, perché voi lavorerete tantissimo sulla comunicazione. Mattia, te sei consigliere comunale a Bologna con delega al turismo con il coordinamento della destinazione turistica metropolitana, politiche giovanili, virgola, scambi internazionali e grandi eventi sportivi. Wow, tante, tante cose. Sì. Com'è avere tutte queste responsabilità? È un sacco di lavoro. Abbiamo pensato di fare, per conoscerti, perché non tutti ti conoscono, iniziare con, là sotto c'è appunto il formato di Google, se lo prendi, grazie. E dove ci sono le domande che le persone ricercano di più su di te. Non butta benissimo. Mattia Santori, sardina. Beh, sei diventato conosciuto grazie alle sardine. Sì, è strano che sia la terza perché per anni è stata la prima e quindi non so che cosa saranno le prime due, non so cosa sia successo. Beh, praticamente le sardine sono state un po' il trampolino di lancio del mio percorso politico e dimostrano il fatto che non sempre si sceglie la politica, ma a volte la politica che sceglie noi. Perché la politica non è solo idea, ma è leggi, normative, polizia locale, permessi, tasse, fiscalità e tutto questo assume forma giuridica. Ad esempio, gli Zena Bike Day che stiamo organizzando adesso è una roba nuova e i nostri uffici sono in difficoltà perché non l'hanno mai fatta. Chiudere una strada per una biciclettata non si fa, si fa solo per la manifestazione agonistica. Quindi devono andare a verificare, magari vai e scopri che in Lombardia o in Trentino, che sono più abituati al cicloturismo, invece è una cosa che fanno. Come l'hanno fatta? Come hanno sopperito questa cosa senza violare le leggi nazionali? Adesso per farvi capire. Grazie, bravi, complimenti. Qui Federico Lampis. E qui Massimiliano Martinez. Siamo di Dry Art, un'associazione che lavora all'interno di questo progetto Impronte Digitali. Il nostro obiettivo è quello di lavorare sui ragazzi sul tema della cittadinanza digitale, arrivare a realizzare dei contenuti editoriali che tengano conto sia delle competenze che della consapevolezza rispetto all'utilizzo dei social media e di dare loro degli strumenti per poter leggere la realtà con occhi critici e con un cuore creativo. Oltre a questo facciamo anche appunto la parte laboratoriale di videomaking, dove insegniamo ai ragazzi anche le principali basi su come si fa un video, dalla produzione, post-produzione, saper allestire un set. Interviste Impronte Digitali. Ok, allora intanto mi presento, anche se ci siamo già presentati prima, comunque io sono Irene. E niente, vabbè, adesso siamo qui che dobbiamo fare questa intervista. Non so se ti ha mai spiegato che cos'è Impronte Digitali in realtà, cioè se vorrei sai però così. Saperlo da voi, nel senso, okay. Sì, ho una vaga idea, ma mi piacerebbe sentirlo. Ah, vabbè, Impronte Digitali è questo progetto che abbiamo iniziato a novembre, indicativamente. Okay. Siamo tutti ragazzi che vanno da un'età compresa tra i 15 e i 18 anni
e siamo tutti appunto ragazzi del liceo e che appunto in questo progetto stiamo incontrando diverse associazioni con le quali facciamo diverse attività principalmente riguardo alla comunicazione. Quindi diciamo il tuo percorso di studi, questa è una domanda che in realtà mi interessa anche molto a me perché io poi tra un po' dovrò scegliere l'università e quindi ovviamente devo anche scegliere un po' il mio percorso di studi, cioè tutti dovremmo farlo. Quindi tu insomma sei diplomatrice Minghetti, come ti avevo detto prima anch'io, sono non ancora purtroppo diplomata, però mi diplomerò spero al liceo sicuro. Minghetti e poi dopo invece hai frequentato l'università di giurisprudenza. Sì. E detto questo io ero molto indecisa fra scienze politiche e giurisprudenza perché non sapevo di voler fare politica nella vita, questa è una cosa che ho capito sui banchi del Minghetti facendo la rappresentante di classe, poi di sezione, poi di istituto, tutte le cose. Però pensavo molto che la politica se ti capita è un grande onore, è ovviamente anche un onere, ma non è qualcosa che puoi scegliere come carriera, devi avere una tua carriera, un tuo lavoro, un tuo mestiere in modo da poterti dedicare alla politica se ne hai l'occasione e essere libero nelle tue scelte, non dipendere dalla politica come stipendio. Vorrei dare un messaggio, potete scegliere, poi potete cambiare, potete davvero probabilmente anche cambiare corso di studi, iniziarne altri, laurearvi in più cose, non laurearvi, insomma, secondo me a quell'età te la senti proprio come la decisione finale, che se sbagli hai finito e non ho tanti anni in più, però posso dirvi che sicuramente non è così. Andiamo un po', insomma, sempre avanti un po' con la linea temporale della tua vita e passiamo alla radio. Ok, ma secondo me è molto interessante perché appunto tra l'altro le associazioni che stiamo insomma incontrando qui a Impronte Digitali c'è anche una radio che è Radio Altra Frequenza, Radio Mosaico, insomma. E tu hai prima lavorato a Radio Città del Capo, quindi intanto se hai voglia di spiegarci meglio che cos'è Radio Città del Capo, perché vabbè io me lo sono studiato, però magari non tutti lo sanno. Radio Città del Capo era una radio indipendente bolognese, faceva parte del circuito di Popolare Network ed è un pezzo di storia di questa città importante perché per oltre 25 anni ha portato avanti davvero l'informazione libera, indipendente, con molta attenzione anche al sociale, a quello che si muoveva in città. Ho un'esperienza radiofonica molto pratica, perché ho fatto radio, per mia fortuna, perché come vi dicevo è una cosa che mi piace, per tanti anni, soprattutto a Radio Città del Capo. Non so se qualcuno di voi l'ha sentita dire, la conosce. E noi facciamo parte di Mosaico di Solidarietà, che è un'associazione che si occupa di accoglienza, e in particolar modo noi facciamo parte di un progetto che si struttura su una web radio che si chiama Radio Alta Frequenza ed è dedicata al mondo giovanile e si occupa di questioni quali migranti, migrazioni, nuove generazioni, integrazione sociale, multiculturalità. Questi sono i nostri oggetti sociali. Qui ad Impronte Digitali ci stiamo occupando di questioni di genere e migrazioni con i ragazzi e le ragazze in laboratori partecipativi. Fare radio nelle piccole emittenti comunitarie o nelle piccole radio private o nelle web radio, nella maggior parte dei casi, vuol dire fare contemporaneamente sia lo speaker che la regia. Questa è una radio, avete visto? Avete mai visto? Ce l'avete voi una radio vecchio stile? Per cui si sentono solo le radio classiche, quelle in FM, quelle che conosciamo un pochino tutti, quelle si sentono bene. Ecco qua, questa è Radio 1, Radio 2, Radio 3 e la mitica, dove sta? No, Radio San Luchino 104.7. Un altro suono molto bello è questo, non so se vi è capitato in questa maniera qua, girando una radio. Come mai proprio il nome Porpora? Allora, Porpora all'inizio era Porporino e mi fu dato dal mio docente, professore di antropologia culturale al primo anno di università a Napoli. Quando hai capito che c'era bisogno di raccontare una parte di storia che non è mai stata raccontata? È un'esigenza e anche una responsabilità che è arrivata con gli anni, col tempo.
perché sentivo che c'era una storia, quella trans, che si stava disgregando, che si stava perdendo e che era importante raccoglierla. Noi datiamo la nascita, l'inizio dell'esperienza trans, più o meno, l'ho detto, tra gli anni 60 e 70, ma semplicemente perché in quel momento si formano delle comunità trans, ma esisteva già da prima, nella storia ci sono tantissimi documenti fino all'antichità che testimoniano la presenza di persone, chiaramente non c'era il nome trans, però chi le definiva dal sesso incerto, chi ermafroditi. Esattamente la settimana scorsa, il 14 aprile, ci sono stati i 40 anni dell'approvazione della legge 164, che prevede il cambio di sesso, quindi la possibilità di essere se stessa. Ecco, una legge molto antica che ha i suoi limiti, però anche per farvi capire che in questi anni non è che abbiamo risolto tutto, ci abbiamo ancora tanto da costruire. Ciao, sono Pietro di Libera Bologna. Libera è un'associazione che si occupa di antimafia sociale, di lotta alle disuguaglianze e di promozione della giustizia sociale, cioè prova ad attaccare tutti quei contesti, tutto il terreno fertile per le mafie e le legalità nei vari territori. All'interno di Impronte Digitali abbiamo proposto un percorso di 5 incontri in cui abbiamo tenuto come filo rosso, filo conduttore, il tema della legalità democratica, quindi un ragionamento attorno a questa parola della legalità che però si connettesse fortemente alla democrazia, alla giustizia, che, come abbiamo provato a condividere con i ragazzi e le ragazze, non è solo una questione di partecipazione, lo è prima di tutto, e di possibilità di incidere sulle decisioni collettive, ma anche di tutela, di ascolto delle minoranze. Che oggi parliamo di differenze di genere, che però si vanno a intersecare anche con le differenze di provenienza, cultura, identità, eccetera, eccetera. Poi vedremo, perché voi iniziate anche già a decostruire un po' quello che è il genere e quello che poi è la distinzione tra sesso e genere. E, vuoi farla tu magari, vuoi spiegarla? No, da un lato sesso, che ha a che fare con la parte biologica dei nostri corpi, viene data un'importanza grandissima a questa parte biologica, che poi va però a sommarsi a una serie di aspettative sociali, tutta una costruzione sociale che nasce, che comincia proprio da quando siamo bambini e bambine, perché veniamo esposti selettivamente all'uno o all'altro tipo di messaggio. Mi chiamo Umma. Ciao Sid, chiediamo di presentarti. Qual è la tua storia e cosa ti ha portato oggi a fare ciò che fai? Ciao Umma, così? Ciao Omma, io mi chiamo Sid Negash, detto Sefaf Sid come nome, Negash Idris come cognome. Ma il mio nome vero sarebbe Sid e il mio cognome Negash. Io ho voluto mettere il mio nonno e il mio bisnonno nei miei due nomi. Io vengo dall'Eritrea, e sono 20 anni che sono in Italia, sono stato 7-8 anni a Imola. Ho studiato a Bologna, sono venuto per Bologna proprio a studiare, però sono anche fuggito dal mio paese perché dovevo fuggire, c'era una guerra, io non volevo il militare, ecco. E ho dovuto fuggire, sono venuto, ho iniziato una nuova vita e ho due figli e una compagna che è di Bologna, come me. E faccio il consigliere comunale ora ed ero presidente di un'associazione che si chiamava Next Generation Italy. Ciao a tutti e a tutte, benvenuti. Salam alaikum smidni Ines. Ciao a tutti, mi chiamo Ines, l'ho detto in dialetto marocchino. Mirse kene ardhur, un ju emblerta. Vi ho detto benvenuti, ve l'ho detto in albanese. È il vostro primo migrant tour? Cosa succede quando costruiscono la stazione di Bologna? La gente si inizia a spostare, no? Arrivano i treni. E da dove arriva la gente, secondo voi, coi treni? Prevalentemente arrivano tantissime persone del meridione, del sud. Cioè questa porta rimane un divisore. È proprio una divisione tra Bologna e tutto quello che non è Bologna. Ma questo vuol dire anche chi non è bolognese. Queste persone che sono venute a vivere qui per questioni lavorative o per migliorare la loro vita si sono trovate comunque rifiutate dalla società bolognese, perché
perché non li conoscevano, perché erano diversi, perché erano poveri, perché... Però questa simbologia ad oggi è ancora importante. Si sono ritrovati a dover affrontare gli stessi problemi e le stesse situazioni che le persone che adesso arrivano da altre parti del mondo, dall'Europa, eccetera, eccetera, devono affrontare oggi. Il che è molto curioso, molto strano, slash triste. Sono contento di fare questo giro e di andare alla Bolognina, che è un quartiere che conosco molto poco. Io sono arrivato il 18 settembre 1999 ed è importante, qualcuno può chiedersi il perché ricordarsi proprio una data dell'arrivo in Italia, perché è una data che comunque distingue un pre e un post, no? Un momento che diventa molto importante nella tua vita. E qualche volta mi ricordo più questa data che quella del mio compleanno. Ci troviamo al Comune Nuovo, Piazza Liber Paradisus. Il comune e la questura sono due posti che la persona straniera o con un background migratorio vede molto spesso. Persone, amici, colleghi con un background migratorio simile al mio, che sono nati o cresciuti qua, hanno fatto il loro percorso scolastico qua, lavorano, vivono, si sono integrati qua, ad oggi non hanno quel documento. Lo Ius Soli simbolico è un messaggio dal basso delle istituzioni all'alto delle istituzioni, è un messaggio per Roma. Siamo pronti per questo cambiamento. È bastata una persona, POC, con un background migratorio, dentro al consiglio comunale, che effettivamente ha questo percorso di identità, per portare avanti una cosa del genere. Secondo me è assurdo che dopo tutti questi anni ancora oggi ci sia bisogno di discutere questa legge. Cioè, per me è difficile da comprendere come ancora oggi la gente non riesca a capire che siamo rimasti indietro di mentalità. Non stiamo parlando più di seconde generazioni, le seconde generazioni stanno facendo figli, stiamo parlando già della terza, e dobbiamo contarle, e uno, e due, tre, quattro, non possiamo stare a contare. Cioè, è triste secondo me che persone che vivono la loro intera vita in Italia, quindi cioè frequentano le scuole in Italia, hanno amici in Italia, hanno... cioè, sembra una cosa stupida, però prendono il dialetto italiano, quindi cioè l'accento italiano, non siano cittadini italiani, ma altri che invece vivono da tutt'altra parte solo perché hanno i genitori italiani invece siano cittadini italiani. Perché prima di migrare tu sei un cittadino normale della tua città, conosci le altre persone, i tuoi amici, i tuoi colleghi, tutte le persone, gli parli a pari. Quando migri ti rendi conto di essere diverso, cioè lo straniero per qualcun altro. Allora, io faccio il regista di cinema e il regista anche di documentari. I due macro temi a cui sono collegati i film sono il tema dell'immigrazione e il tema del turismo. Allora, il primo film è appunto L'ordine delle cose. È in realtà un film che parte da molto lontano nella mia vita. Ho iniziato a viaggiare. In questi viaggi a un certo punto mi sono ritrovato in mezzo al deserto del Tenere. E ho iniziato a occuparmi, a capire quello che stava succedendo. Cioè, il governo italiano stava finanziando il governo libico per cercare di tenere le persone sotto, nel tentativo di fermare il flusso di migrazione. E abbiamo iniziato a formare le nostre forze dell'ordine, i nostri esperti di queste politiche, ad agire direttamente in Libia. Continuiamo a farcelo ovviamente, perché non puoi fermare questa cosa, è impensabile. Però continuiamo a metterci tantissimi soldi. La cosa un po' più difficile, ma non così più difficile per voi, era fino a 2 anni fa, prima della pandemia, capire che cosa vuol dire non avere il diritto di muoversi. La stragrande maggioranza delle persone che io ho conosciuto sono ragazzi della vostra età, diciamo dai 16 ai 22, 23, che vengono da centri urbani africani dove ci si diverte tantissimo, ok? Cioè, le città africane sono posti dove c'è una vitalità pazzesca. Cioè, io ho passato, a un po' più grande di voi, serate a Dakar, a Niamey, a Ouagadougou, a Abidjan, dove ho ballato tutta la notte.
Ma è da quella gioia, da quell'energia che nasce la voglia di provare a muoversi. E se ti dicono che non puoi, dopo un po' la voglia te la prendi, no? Anche se ti dicono che è una follia in mezzo al deserto, è pazzesco, è incredibile, vabbè, io ci provo. Perché se io posso partire regolarmente, andare a fare un lavoro e mia mamma mi manda e ho 4 fratelli a casa da mantenere, io sono il primo motore di sviluppo del mio paese. Se invece io non posso, devo viaggiare in questo modo, rischio la vita, o magari non arrivo perché muoio e quindi non aiuto mia mamma, o se arrivo ho speso l'ira di Dio perché ho dovuto liberarmi dai trafficanti, e se arrivo senza diritti, senza niente, sono costretto a chiedere accoglienza. No? Perché adesso il tema nuovo è: diamo o non diamo accoglienza? Ma Karim l'accoglienza non la voleva. Voleva venire qua a lavorare, non stare in un centro di accoglienza ad aspettare che le commissioni territoriali gli diano o no la richiesta d'asilo. Non c'è ombra di dubbio che c'è una fetta di migrazioni che invece è una migrazione di vera fuga, da una guerra, da un dittatore, però è una fetta marginale. Il film ha un impatto abbastanza ampio, cioè lo vedono nelle sale almeno 100.000 persone e molte realtà che si occupano di questo tema, associazioni, organizzazioni, singoli individui, sentono l'urgenza di provare a far qualcosa contro questo sistema. E Gianluca è un illustratore, ma non solo un illustratore, un attivista per i diritti umani, ha realizzato diverse opere di graphic journalism su tanti temi di attualità, di politica, come le forme d'arte, in questo caso di illustrazione, di fumetto, se posso usare anche questa parola, possono contribuire, essere utili, essere significativi per una grande complessiva lotta per i diritti umani. Vi faccio un po' una panoramica veloce da allora e come è cambiato il mio lavoro per spiegarvi poi il lavoro su Patrick Zacchi. Per una decina di anni ho pubblicato questo tipo di lavori. Facevo racconti a fumetti come questi. Poi a un certo punto però di questo percorso ho avuto il bisogno di uscire un po' dallo studio. Il 7 febbraio del 2020 un anonimo egiziano su Twitter mi scrive un messaggio con scritto: un ragazzo che viene da Bologna ma è egiziano è scomparso all'interno dell'aeroporto. Se puoi farci un disegno, perché abbiamo solo foto di lui in bassa definizione, il filo spinato ha tanti significati. È un segno di confinamento, un segno di proprietà, un segno di sofferenza. Questo strano mix tra la sua tranquillità e il filo spinato è stato il successo di questo disegno, di quanto è diventato empatico per le altre persone. Il disegno venne utilizzato per tante campagne, tra cui quella di Amnesty, che era la più importante. In neanche 24 ore era stata fatta partire. Sono Alessandra. Io sono Andrea. Siamo a DAS, Dispositivo Arti Sperimentali. DAS è un luogo, un contenitore di progettualità e proposte artistico-culturali rivolte ai giovani e non solo. Per impronte digitali, DAS propone 3 masterclass con elementi di spicco del panorama culturale italiano. Vorremmo che l'esperienza tradotta in vocazione e passione di queste persone si traducesse in stimolo per i ragazzi. Quando arrivò Andrea Pazienza con Pentotal, tutte le regole dei fumetti, eccetera, le ruppe, le distrusse. All'interno di una tavola tu cominciavi a vedere personaggi sparsi, scritte dappertutto, eccetera. E questa cosa mi sconvolse la vita, a me piccolino, ma l'aveva fatto già con tanti altri prima di me, tanto che io pensai: voglio fare disegnatore di fumetti. Io sono Elena Casadoro e sono con Francesca Funger, che è la mia socia. Appunto, come detto, noi abbiamo in realtà un'agenzia di comunicazione a Venezia e siamo specializzate nel mondo dell'arte, della cultura. Oggi parleremo un po' di noi, così infatti noi volevamo che, cioè, questa fosse un po' una conversazione. Noi siamo un po' più vecchie di voi, abbiamo un po' di più esperienza, abbiamo già lavorato in questo settore, siamo entrambe giornaliste. Magari qualcuno di voi già comincia a pensare a cosa vorrebbe fare, insomma, qual è l'ambito, se l'ambito culturale può essere interessante, l'ambito artistico, l'ambito della comunicazione. Ciao a tutti, benvenuti. Io sono Vera Portatadino, lei è Lucia Veronesi. Ciao. Ci siamo dette che ci interesserebbe raccontarvi la nostra esperienza, cioè che cosa dà il punto in cui siete voi, quindi dal diciamo
ragazzi liceali, ci ha portato sulla via della scelta dell'arte come professione. Disegno, poi mi giro e dico al pubblico: è un giorno di febbraio del 1977. C'è un giovane nell'ascensore di un palazzo milanese, è alto, moro, capelli ricci, accento del sud, perché lui è nato a San Benedetto del Tronto ma è cresciuto a San Severo, e lì, in quell'angolo di Milano, in quel palazzo milanese, c'è la sede della più importante rivista italiana di fumetti, che al solo nominarla evoca i tuoi sogni di bambino fatti di inchiostro, di odore, di carta appena stampata, Linus. Giorno dopo giorno, anno dopo anno, abbiamo sempre accettato le sfide di quello che ci succedeva attorno, non abbiamo mai avuto paura di, come si suol dire, gettare il cuore oltre l'ostacolo e fare delle cose nuove anche, metterci alla prova. Entrambe ci siamo sostanzialmente fatte da sole, abbiamo imparato il lavoro facendolo, perché sia il giornalismo che il lavoro di addetto stampa non sono due lavori che effettivamente si studiano con un percorso di studi codificato. La cosa più utile da fare è andare a bussare alla porta di qualche redazione, soprattutto partendo dalle realtà locali, e capire se ci sono dei margini per iniziare, insomma, a capire come funziona, quali sono le esigenze. C'era la classica ora di storia dell'arte che io detestavo, nonostante poi abbia fatto l'artista, ma detestavo perché la mia insegnante era tremendamente noiosa e quindi mi metteva di fronte al quadro e iniziava ad analizzarlo, a dire un sacco di cose, eccetera, eccetera. Però non mi ha mai messo di fronte al quadro dicendo che cosa ti comunica, che cosa è, che emozioni ti suscita, cosa significa per te. Cerco di esprimere un senso di bellezza, un senso legato anche alla ricchezza e alla seduzione della natura, però allo stesso tempo di introdurre degli elementi che facciano pensare alla sua precarietà. Quest'opera si intitola Something Filled Up My Heart With Nothing ed è un breve pezzo di un testo degli Arcade Fire, di una canzone degli Arcade Fire. È emozionato, nervoso, ma è anche su di giri, perché lui, quel giovane con i capelli ricci, con la matita in mano, fa quel cavolo che gli pare. Che ne so, vuoi un accampamento Sioux che riposa al chiaro di luna? Che ci vuole, te lo faccio. Vuoi il settimo cavalleria del generale Custer che si abbronza al sole? Va bene, te lo faccio. Vuoi un cerco piteco che vende fagioli ad un marziano sulla torre degli Asinelli? Te lo faccio. Vuoi un primo piano di Sandro Pertini? Te lo faccio. È molto sicuro di sé. È una capatosta, quel giovane con l'accento del sud. Così, da un'ultima occhiata alle tavole, ai suoi disegni, l'ascensore si apre e lui è lì, nel tempio del fumetto italiano, immerso in una luce chiara, pulita. Quindi è chiaro che mi piacerebbe stare tutto il giorno in studio a lavorare, però magari non è sempre possibile. Ma non lo vedo come una cosa totalmente negativa, anzi. Parallelamente, appunto, ad esempio, io faccio anche altri lavori, nel senso che mi è indispensabile da una parte, proprio anche per sopravvivenza. Ho fatto la gelataia, ad esempio, ho lavorato nei bar, e tutto però, diciamo, confluisce appunto, cioè sono tutte esperienze che servono. Conosci delle altre persone, hai delle relazioni con altre persone, stai in un altro ambiente che poi può influire in maniera positiva ed entra a far parte anche del lavoro che stai facendo, no? Questo è un percorso sull'ascolto del paesaggio sonoro, ok? Quindi per paesaggio sonoro si intende tutti i suoni che ci circondano nei vari contesti che attraversiamo ogni giorno. Ciao, io mi chiamo Vincenzo Scorza e sono musicista e faccio parte dell'associazione 9 punti che organizza questo percorso per impronte digitali. Ciao, sono Laura Newsday, sono una sassofonista e mi occupo anche di musica elettroacustica. Esistono due tipi di paesaggio sonoro, un paesaggio sonoro definito hi-fi e un paesaggio sonoro lo-fi. Un paesaggio hi-fi è ad alta definizione perché io riesco a percepire chiaramente tutti i suoni che ho intorno senza che ci siano
rumori di disturbo. Organizza un percorso di ascolto del territorio bolognese basato sul concetto di soundscape. Abbiamo creato una mappatura sonora dell'ambiente bolognese, selezionando alcuni luoghi e attraversandoli. Che cos'è? Quali sono i suoni che possiamo definire toniche in un paesaggio sonoro? Sono dei suoni che sono costantemente presenti, tanto presenti che noi di solito non ce ne accorgiamo. I segnali sono esattamente l'opposto della tonica, è qualcosa che noi scegliamo di ascoltare e che è più in primo piano. Ultima categoria, la categoria delle impronte. È un suono che caratterizza uno specifico posto. Voi uscite e tipo per 10 minuti andate in giro, in silenzio, e cercate di ascoltare. Sceglierete tre suoni. Questi tre suoni li dovrete analizzare. Esperienza avete fatto? Dove avete scelto? Se avete scelto qualcosa di preciso? E avere appunto l'occasione di fermarsi ogni tanto, essere anche costretti da situazioni come queste. Io ho scritto un po' di aggettivi che mi sono venuti in mente e tra questi c'era appunto rilassante, piacevole e anche motivante, perché ci sono tante persone impegnate e a fare tante cose quando magari siamo giù di morale, in realtà non solo noi ci stiamo fermando e di ispirazione in generale. Informiamo i viaggiatori che il treno Intercity 6199 di Trenitalia delle ore 16 per Bari Centrale partirà dal binario 1 invece che dal binario 3. Ok, dai, boh, perfetto. Veniamo in cerchio, facciamo un altro gioco sempre per attivare il cervello. All'inizio vi sembra scemo, poi lo complichiamo. Allora, ci mettiamo in cerchio, abbastanza vicini. Io sono Chiara Pazzaglia e sono il presidente provinciale delle ACLI di Bologna. Le ACLI sono un'associazione di promozione sociale che accompagnano la persona nella propria crescita formativa e professionale, dalla scuola fino alla pensione, e la sostengono nell'esigibilità dei propri diritti di cittadino e professionali. Per il progetto Impronte Digitali abbiamo organizzato dei laboratori che sostenessero questi giovani in una parte del loro percorso. Se ne è occupato Claudio Natali. Iniziate a compilare le cose che avete fatto e che vi sono capitate, i comportamenti che avete avuto, le conoscenze, le capacità che avete acquisito, le caratteristiche personali di cui vi ricordate. Ok, allora si tratta di scandagliare quello che vi è rimasto nella memoria. E ci siamo presi il tempo in questi laboratori per ragionare, per pensare su due temi base, il tempo per l'appunto, poi per fare una puntata sul tema dei problemi, quindi problemi che hanno loro, come li vivono e come si può approcciare un problema per cercare di affrontarlo nel miglior modo. Che in questi 16, 17, 18 anni avete fatto veramente tante cose e siete cambiati anche molto e comunque avete un bagaglio di esperienze che non è indifferente e da poco. Per allenare la fiducia, e lì vi voglio vedere, io sono con Ettore, ok? Facciamo questo esercizio in coppia, io mi metto davanti ad Ettore, adesso io mi lascio cadere all'indietro e Ettore mi deve tenere su, ok? Dovete lasciarvi cadere. Siamo molto contenti e siamo molto fortunati di avere qui su questo palco, davanti a noi, davanti a voi, Guido Michelotti. Un bel applauso!
La luce ha più o meno quattro caratteristiche principali, no? Una è il colore, che adesso non tratto. Cioè anche questa luce, per esempio, ha messo un canale della colorimetria. Questa luce calda, luce fredda, poi ci si possono mettere gelatine, insomma si può colorare in mille modi. Quindi una è la colorimetria. Una è la qualità, quindi se la luce è più dura, più morbida, si mettono davanti di sotto le luci dei filtri per ammorbidire, quindi diffondere di più la luce, renderla meno dura. L'altra è la potenza, che è anche questa, quella che invece è più importante di tutti per me, per voi ognuno pensa in maniera diversa, è la direzione. Chiaramente la direzione può essere, abbiamo tutte le direzioni possibili, no? Quindi anche una cosa che io faccio spesso prima di iniziare un film è proprio quello che vedete che faccio adesso, vabbè, con un macchinario diverso, però ruoto intorno agli attori principali e osservo, ogni volta è diverso dall'altro, no? Quindi proietta ombre diverse, il naso proietta delle ombre sulla guancia, quindi capire esattamente come li vogliamo trattare, se vogliamo avere un volto più gentile oppure più contrastato, come in questo caso di taglio, avere una parte in luce, una parte in ombra, o come su Gomorra, avercelo sempre in controluce, no? Questa decisione si riflette poi su tutto quello che è il filmato che andate a fare. No? Un bel applauso a Emilio Casalini! Perché essere solo così arroganti da pensare di essere tu che sai tutto? Ascolta anche gli altri. Non è detto che devi fare quello che ti dicono gli altri di fare, perché sennò non c'è ricerca, ma ascoltarlo ti può dare degli input interessanti. E allora diventa anche una lezione di vita questo. E noi abbiamo dei sogni, delle idee, delle aspirazioni, i nostri talenti, le nostre inclinazioni, e troviamo il modo per vivere realizzandole. Questa è la cosa più bella di tutte. E successivamente, l'attore di cinema, TV, teatro, ma anche regista, autore, ma soprattutto tra i protagonisti nel 1995 del videoclip Una canzone d'amore degli 883, Stefano Accorsi. Non pensate a risolvere dei problemi, pensate a complicarvi la vita. Alle volte mi è capitato, non so, riunioni di sceneggiatura, allora c'è questo problema, sì vabbè, ma fai che lui c'ha nel passato una ferita, sai questa roba sempre che viene fuori, la ferita del passato del personaggio, che dice no, perché lui c'aveva un rapporto complicato con la madre, no, non trovare una soluzione, vai nel problema, anzi, vai nel conflitto. Quindi bisogna cercare la strada difficile, non la strada facile, perché la strada facile sai cosa sono? Tutti stereotipi, diventano necessariamente stereotipi perché sono cose che hai già visto. È la prima cosa che ti viene in mente perché l'hai già vista, l'ha già fatta qualcun altro, ma magari se l'ha fatta bene poi diventa uno stereotipo, ma all'inizio quella roba lì era un archetipo. Perfetto. Scusate, no, era una piccola consultazione. Se c'è una vocazione, se c'è un desiderio, se c'è un amore per quella cosa lì, l'unica cosa tutto sommato è provarci, è fondamentale, perché sono mestieri pratici, e seconda cosa non mollare.